Ciao a tutti, bentornati. Io sono il professor Rafael Sozzi e questo è il mio canale Rafael Sozzi Lingua e Cultura Italiana. E nel video di oggi voglio parlare del verbo esserci. Bene, il verbo esserci noi lo usiamo per indicare che un oggetto o una persona sono in un determinato luogo. Quindi è il verbo per indicare se alcune cose o una sola cosa o una persona o più persone sono presenti in un ambiente. La traduzione di questo verbo è ter, porém no sentido de existir, di aver o di estar presente. Essa expressão eu gosto de usar, estar presente, perché a gente usa molto il verbo esserci quando, per esempio, telefoniamo a casa di una persona. Pronto, c'è Matteo? Sì, Matteo c'è. O no, Matteo non c'è. Per indicare se la persona è presente, se la persona si trova in quel luogo, a casa, al lavoro. Va bene? Poi, la coniugazione del verbo esserci è molto semplice. Noi usiamo la particella ci, che appunto può servire anche per indicare un luogo, e il verbo essere, è e sono, quindi terza persona singolare e terza persona plurale. E noi diciamo ci è e ci sono. Solo che non va bene dire ci è, perché c'è questo incontro vocalico. Quindi per evitare l'incontro vocalico noi mettiamo l'apostrofo e quindi diciamo c'è e ci sono. Va bene? Ora facciamo qualche esempio per capire meglio l'uso del verbo esserci. Il primo esempio è: nel soggiorno c'è un tavolo e ci sono 8 sedie. Bene, come ho detto, noi usiamo il verbo esserci per indicare se una cosa è presente in un ambiente. In questo caso l'ambiente è soggiorno, che è a sala di star. E quindi io dico c'è un tavolo perché è solo uno, quindi al singolare, è un tavolo, c'è un tavolo. E dico ci sono perché ci sono 8 sedie, che è il plurale. Va bene? Quindi sempre se c'è o se ci sono cose o persone in un ambiente. Vediamo un secondo esempio. Vado al concerto se ci sono ancora biglietti. In questo caso però non c'è l'ambiente dove sono presenti i biglietti. Esiste al concerto, però i biglietti non sono al concerto. E qui, anche se il luogo non è esplicito, noi sappiamo che i biglietti sono in biglietteria. Quindi esiste un luogo, però è un luogo implicito. Quindi non è necessario che sia presente nella frase in cui usiamo c'è e ci sono il luogo, ma se esiste un luogo implicito va bene anche, ok? Passiamo al terzo esempio. Quanti studenti ci sono nella tua classe? In questo caso l'ambiente è nella tua classe e uso ci sono perché ho usato la parola studenti al plurale. Passiamo all'ultimo esempio. Oggi in TV c'è un film molto bello. Ok. Anche in questo caso l'ambiente non è un ambiente, no, la televisione, però è un mezzo di comunicazione, è un canale, quindi funziona più o meno come se fosse un luogo. E ci sarà in televisione, quindi c'è un film molto interessante perché sarà presente in questo canale, in questo mezzo di comunicazione. Va bene? Ora facciamo un contrasto tra il verbo esserci e il verbo avere, perché in portoghese la traduzione per entrambi i verbi è ter, però il verbo avere, come ho detto nel video del verbo avere, ha un carattere di possedere, quindi avere ha sempre l'idea di possesso, quindi io ho una macchina indica che io possiedo una macchina, è mia, è documentato questo. È molto differente rispetto
al verbo esserci. Per esempio, nel garage c'è una macchina, capito? Nel garage è un ambiente, è un posto, e la macchina è presente in questo ambiente, in quel momento, va bene? Un altro esempio può essere: io ho due figli, no? Io possiedo, cioè è scritto nel certificato di nascita di questi figli che i figli sono miei, no? Quindi anche un'altra caratteristica. E poi la macchina ha un motore potente. Per esempio, la macchina possiede, ha un motore che è potente. Va bene? Quindi questa è la grande differenza tra il verbo esserci e il verbo avere, il luogo. Bene, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, condividilo anche con i tuoi amici, lascia il tuo commento e se tu vuoi studiare italiano con me, scrivimi che ti rispondo volentieri. Va bene? Grazie mille e alla prossima!